Ehi, giovane. Quindi non l'affrontiamo subito? Ti ho visto lottare lì dentro, sei stato davvero eccezionale. Per quanto diresti il circo, è sempre un gran piacere vedere allenatori di tutto calibro all'opera. Stai viaggiando per Eldiv a caccia alle medaglie alle palestre, vero? Beh, in tal caso qui qualcosa potrà tornarti utile. Sarà tuo solo se farai fuoco e fiamme nella lotta contro la mia nipotina Enne. Se solo se riuscirai a metterla alle strette, mi troverai davanti alla vecchia palestra abbandonata. Che non so dove sia, però ricordiamoci di queste parole. E ho visto che qui c'è un oggetto. Palloncino. E direi che possiamo andare al centro Pokémon, ci curiamo e riproviamo la palestra. Perché... Sì? No, non era di qua. Perché sì. Preparati una bella sorpresa. Attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione. Centro Pokémon e via. Comunque, il nostro eroe, per diventare utile in questa lotta, deve essere proprio un eroe. Perché se è di tipo fuoco, piglia un po' di schiaffi, eh. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, mettiamolo per primo. Cofagricus è già primo? Sì. Va bene, dai. Oh, 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 utilizziamo la Nero Pietra, raga. Utilizziamo la Nero Pietra, mi stavo dimenticando. Nero Pietra, la utilizziamo? La utilizziamo adesso. Facciamo evolvere il pennuto e poi andiamo da Ricordamosse e gli insegniamo qualche mossa tipo... Ce l'ho un terremoto qua, un terremotino? Un terremotino? È il momento di una nuova evoluzione. Nero Pietra su Chiat. Che cosa diventa? Oh mio Dio! Non ho vista la sua evoluzione. No, ma che figata! Bellissimo! Rexquiem! Stupendo! Bello, 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 bello! Non hai più Nero Pietra. Ci sta. E va bene. Va bene, cerchiamo di sistemargli un attimino il moveset. È rimasto Terrabuio, ci sta. Molto bene l'attacco, pressione, beccata, finta, privazione, furto. Io toglierei qualche mossa di tipo buio per metterne qualcuna di tipo terra. Il ricordamosse c'è in questo centro Pokémon. Non so se l'ho visto. Vediamo, dovrebbe esserci in tutti. Sì, è qua. Ya, ya, ya. Vediamo. Allora, wow, a sabbio tomba. A sabbio tomba. Vabbè, intanto sabbio tomba, va bene. Ma adesso andiamo a vedere se possiamo insegnargli qualcos'altro, giusto per avere almeno una di tipo terra. Dai, questo qui è infallibile. Privazione no, è utile. E attacca il bersaglio e può rubargli lo strumento. Togliamo finta. Metto notte sferza. Ok, notte sferza. 70-100. Sì, sì, assolutamente. E anche fisico, ci sta. Ci sta, ci sta. Questa tipa ci sta. Togliamo furto, dai. Perché privazione può essere utile che sia allo strumento. Sì. Direi di togliere furto. E mi avete detto, aspettate, mi avete detto... sì, 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 furto, furto. Mi avete detto... che c'è il centro Pokémon. Non il centro Pokémon. C'è il... come caspita si chiama? Il market, insomma... Posso comprare dell'MT? Che è sta roba? Ah, un computer. Posso comprare dell'MT in questa città? Che magari c'è terremoto. Sarebbe bellissimo. No, vediamo qua. Vediamo qua. Centro commerciale, vediamo se c'è qua qualcosa. Salve. Cos'hai tu? Grazie.
poi andiamo a farci anche questa palestra. Vediamo se nell'ascensore mi dice quali sono i piani. No. Allora, oh, bene, pietrafoglia, focaia, idrica, pietratuono. Signori, pietragelo si trova qui. Pietragelo si trova qui. Pietralbore, pietrabrillo, nero pietra pure, pietrastante, pietrovale. Signori, pietragelo si trova qui. Serve per Milo Mute e per Aikilu. Ma? Claudio, suo figlio Claudio, mi ha raccontato di tutto che ha preso il campus nella palestra. Ma posso personalizzare il mio... No, vabbè. Pezzi di ricambio? Un po' rotti, però. Ok. Vero, è stato un piacere conoscerti, non c'è... No, pensavo potessi personalizzare il mio overboard. Vabbè, magari i pezzi di ricambio possono essere utili. Oh, le Pokéball, ottimo. Dimmi che c'hai le Velox Ball. Junior Ball? Bro Ball. Bro. Le Bro Ball. Ne piglio un paio. Le Bro Ball. No, basta, c'è la Velox Ball questo. Siamo davanti alla palestra del circo con tutti i pagliaccini e abbiamo due Pokémon più importanti di tutti quanti gli altri per affrontarlo, ovvero Fukofra Grigus e Kiat, che adesso ha anche Terremoto e ci potrebbe servire ancora di più. Ma alla fine sono sicuro che utilizzeremo Kung Fu e Arrowhook, come sempre. Quindi, in bocca al lupo a noi, andiamo. Eccoci qua. Ciao cara. Signore e signori, diamo il benvenuto allo sfidante della giornata. La sfida del circo Sirio impone che si lotti in successione con i migliori salti in banchi della mia compagnia. Seppur non fosse uno spettacolo ufficiale, tu hai già dimostrato di essere all'altezza della battaglia finale, sbaragliando in toto tutti e tre i miei colleghi. Queste sono le palestre che ci piacciono, comunque. Con l'eleganza della fenice che risorge dalle proprie ceneri. Con la potenza distruttiva delle fiamme che bruciano all'inferno. Con la passione che diventa nel cuore di chi lotta. I miei Pokémon fuoco daranno fuoco alle polveri per illuminare il circo Sirio con una calorosa battaglia. Stavo dicendo che anche clamorosa, perché ci sta. E ne vuole lottare. Ho avuto paura che fosse un Rapidash molto particolare, invece è un Rapidash normale, livello 43. E va bene, iniziamo subito con un'idrovampata. Rimbalzo. Va bene, va benissimo. Va bene. Va benissimo. Lotta idrovampata. Let's go. Molto, molto bene. Molto male. Volevo dire molto, molto male. Ok. Subito la bacca. Già dal primo c'è una bacca. Eppure, mi sa che se lo becchiamo lo distruggiamo. Il problema è che ci ha paralizzati. Va bene comunque. Di nuovo, idrovampata. Va bene, lanciafiamme non ci farà molto. Spero di non rimanere bloccato in un full para. Brutto colpo, ci ha tolto pochissimo. Bravissimo Kofagrigus. Bravo. GG. Perfetto. Il resto della squadra riceve punti esperienza. Pyroar, noi sappiamo. Come vi dicevo prima, che è di tipo anche suono. Potrei provare un Kiat, però penso che potrebbe farci molto male. Vabbè dai, proviamolo. Una volta che l'abbiamo fatto evolvere, insegnato terremoto, direi che è il momento migliore per provarlo. Quindi vai, Kiat! Cioè tutta la potenza della chat di Twitch è tutta qui. Pyroar. Ok. Vediamo intanto se riusciamo a essere più veloci. No, lancia fiamme, vediamo se lo reggiamo. Spero di sì, reggilo. Bravo, Kiat terremoto. Dai. Yes, no. Oh, ha resistito con uno di vita. Signori. Male. Trish out. Perché dovrebbe riuscire a reggere. E non voglio che Kiat vada giù, perché voglio che salga di livello. Iperpozione. Ok, vero che si curano. Cavolo, allora potevo... Proviamo con Onda Boato. Vediamo suono su suono cosa fa.
normale, credo. Ma va bene. Ma va bene. Va bene così, va bene così. Chiatto sale a livello 42. Trishot, no. Il resto della squadra, vabbè. Vabbè dai, Chiat non si è comportato male. Non si è comportato male. Incineroar, vuoi cambiare Pokémon? Sì. Incineroar. Lui è paralizzato. Chiat ha poca vita. Potrei mettere Kunfur. Dai, mettiamo Kunfur. Pyroar, no, qui sarà fuoco suono secondo me. Secondo me. Sì, infatti me lo confermano in chat. Incineroar. Ah, cavolo, ha prepotenza. Va bene lo stesso. Secondo me, comunque, riusciamo a shottarlo. Ok. Ha retto molto bene, non me l'aspettavo così bene. Palma forza, questo dovrebbe andare molto meglio. Yus. Va benissimo. Dai, voglio un po' di... Un po' di pepe in questa lotta. Quanti gliene mancano? Gombeer. Ok, me lo ricordo questo Gombeer. Cioè, di aspetto. Provo a mettere... No, Trevenant no. Metto Chiat, va bene, dai. Proviamo. Non mi ricordo il tipo. Mi ricordo che era molto brutto. Quindi noi rispondiamo pure con un po' di bruttezza. No, però il nostro è brutto figo. Il suo è brutto basta. Ecco, me lo ricordavo che era così. Però non mi ricordo, oltre al fuoco, il tipo. Forse anche lui buio. Non lo so. Terremoto. È più veloce. Lancia fiamme. No! No, la scottatura! Non ci credo! La scottatura, no! Cavolo, non me l'aspettavo questa scottatura così. Vabbè. Mettiamo. Ha fatto un lanciafiamme. Metto Cofagrigus, dai. C'ha pure la bacca antiterra. Era proprio... Sì, vero. Quindi ho beccato proprio il Pokémon giusto. Turbofuoco. Vabbè. Va bene. Intanto tu non mi puoi scottare più perché siamo già paralizzati, quindi ok. Va bene. Ah, ok, giusto. Lotta. Idrovampata. Dolce scarica. Cos? Ah? Dolce scarica. Dai, idrovampata. Shottalo. Scottalo. No. Niente, nessuno dei due. Né shottalo né scottalo, va bene. Turbofuoco. Comunque tutti che resistono con uno di vita, direi, eh. Iperpozione. Giusto, anche su di lui. Ecco perché mi serviva scottarlo. Va bene, regaliamogli pure questo turno di iperpozione. Guarda, davvero. Ah, vero, non si posso scottare di fuoco, va bene. Vero. Dai, Cofagrigus, fallo anche... Ma basta, pure il brutto colpo! Faglielo tu un brutto colpo, Cofagrigus, per favore. Te pareva. Allora, Cofagrigus si è rivelato turbo fuoco, vabbè, una buona notizia. Andiamo. Lanciafiamme. Dai, reggilo. Regirock. Bravo. Yes. Signori, Cofagrigus scende in campo finalmente e fa vedere a tutti di che pasta è fatto. Bravissimo Cofagrigus. No, la paralisi prima del full para me l'ha fatto quando lui ha fatto l'iperpozione, quindi... Toxapex. La medaglia se la sta guadagnando molto bene Cofagrigus. Io direi di mandare in campo Kunfur. Perché con lui shotto tutto.
Ok, è l'ultimo questo Toxapex. È di tipo circo. Bruciapelo. Quindi sarà di tipo fuoco. C'aveva pure il palloncino. Maledetto tu, cosa sei? Va bene. Vediamo che cos'ha. Vediamo che mossa. Lanciafiamme. Quindi sì, il fuoco lo sapevamo. Fuoco veleno è possibile? Proviamo in privazione. No, che... Ah, già gliel'abbiamo tolto. Vabbè. Ok. Va bene lo stesso. Abbiamo vinto, signori. Abbiamo vinto, signori. Easy. Easy peasy. Signori, easy peasy questa palestra. Ya. Hai messo a tacere le fiamme del mio spirito. Kung Fu è troppo forte, raga. Ve lo consiglio troppo. In te arde vivi della vera essenza di un allenatore Pokémon, Freak. Non sono in tanti a mettere così alle strette i miei feroci Pokémon di tipo fuoco, temprati da scontri efferati. Ma tu sei stato in grado di ammanzirli come nemmeno una domatrice come me abbia mai fatto. La medaglia marchiatura merita di essere stretta da mani tanto sapienti. Yus. Yus. Come vuole la tradizione del circo sirio, inoltre vado a consegnarti questa MT. Pam 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 pam. Ok. Contiene lanciafiamme, uno dei più classici, ma al contempo distruttivi attacchi di tipo fuoco. Insegnandolo ai tuoi Pokémon, aggiungerai ancora più potenze di fuoco ai tuoi scontri. Molto bene, signori, lo spettacolo di oggi può considerarsi concluso. Tutto il circo sirio vi ringrazia per avervi fornito anche oggi la vostra calorosa presenza. Alla prossima. Ma soprattutto grazie a te per la lotta, per lo spettacolo che hai concesso di portare, Freke. Marcherò a fuoco nella mia memoria questa entusiasmante giornata. Ce la possiamo andare? Arrivederci! Sagittopoli, allora, dobbiamo andare alla vecchia palestra, ma... Direi che prima dobbiamo andare al centro Pokémon e curarci. E prima voglio sapere da voi se questa palestra vi è piaciuta. Perché... Nella vecchia palestra, per andare dal padre o nonno, non mi ricordo, di Enne, ci andremo la prossima volta. Direi che abbiamo fatto abbastanza. Che ne dite, quindi? Vi è piaciuto? Vi è piaciuta? A me è piaciuto un sacco che non c'era alcun tipo di puzzle, eccetera. Abbiamo fatto la nostra bella palestra. Abbiamo affrontato gli allenatori. Puliti. E abbiamo vinto, puliti. Puliti, puliti. Che ne dite?